Ciao a tutti gli amici di JITSChina.it, oggi siamo qua per un altro telefono in anteprima. Stiamo parlando in questo caso del Coolpad Cool Play 6, telefono presentato di recente appartenente alla fascia mid-range, ma innanzitutto andiamo a vedere il contenuto della confezione che è abbastanza semplice. Abbiamo la manualistica, altra manualistica che andiamo a rimuovere e abbiamo poi qua la spilletta per l'estrazione dello slot SIM, il cavo ricarica trasferimento dati di tipo Type-C, caricatore che esce con una ricarica a 5 volt e 2 A. Inoltre, sempre nella confezione, troviamo anche una pellicola per proteggere il display e la cover, che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, Coolpad Cool Play 6, un'azienda che si è fatta conoscere di recente, o meglio negli scorsi mesi, grazie ad una collaborazione con Leeco. Infatti questo telefono, come potete vedere, un po' assomiglia all'Leeco Cool One, il telefono con la doppia fotocamera che abbiamo recensito negli scorsi mesi, appunto. Una scocca interamente assemblata in metallo, per eccezione di queste bande per le antenne. Troviamo sul lato destro il tasto power ed il bilanciere del volume, mentre sul lato sinistro troviamo lo slot che può contenere soltanto due SIM. Inferiormente abbiamo poi la griglia per lo speaker, quella per il microfono principale e l'ingresso USB Type-C, mentre superiormente abbiamo l'ingresso mini jack e, in corrispondenza della banda superiore, il secondo microfono. Posteriormente abbiamo anche il lettore di impronte con questo effetto un po' specchiato, come potete vedere, un po' in stile Leeco. Andiamo a vedere la velocità di sblocco, come si comporta. Abbastanza bene, non è velocissimo nello sblocco, proprio come abbiamo visto sui terminali Leeco, in quanto ci mette un po' a risvegliare il dispositivo, ma comunque mi sembra decisamente reattivo. Dimensioni di 152,4 x 75,2 per uno spessore di 8,45 mm, un peso di 175 grammi. All'interno contiene una batteria da ben 4060 mAh con ricarica, come abbiamo poco fa detto, a 5 V 2 A. Ma torniamo alla parte frontale, dove troviamo il display, che è un'unità IPS da 5,5 pollici, Full HD 401 ppi di densità. Il vetro non è curvo 2.5D, ma è proprio flat, direttamente a confinare con il frame. Inferiormente potete anche vedere i tre tasti soft touch con retroilluminazione. Parlando di sistema operativo, vi faccio vedere che a bordo del telefono abbiamo Android 7.1 Nougat con interfaccia proprietaria Journey OS 1.0, che possiamo trovare qua, ok, Journey UI 1.000, quindi vabbè, la primissima release appunto di questa interfaccia, che arriva out of the box con lingua italiana, quindi già pronta all'uso, e con i servizi Google, quindi per chi fosse interessato all'acquisto non avrà nessun problema da questo punto di vista. Eccezione fatta per l'assenza della banda 20, che appunto potrebbe pregiudicare l'utilizzo per alcuni utenti. Parlando invece di comparto hardware, all'interno del dispositivo troviamo uno Snapdragon 653, quindi con CPU octa-core fino a 1,95 GHz, Cortex A72. Abbinata abbiamo un Adreno 510 per la parte grafica, ben 6 GB di RAM LPDDR3 per il multitasking e 64 GB di memoria interna, che però non è espandibile. Infatti lo slot che troviamo qua sulla sinistra può ospitare soltanto due SIM e non una micro SD. Oltre ai 6 GB di RAM, un altro tratto contraddistintivo del Coolplay 6 è la dual camera posteriore. Abbiamo infatti due sensori da 13 megapixel, l'uno F2.0, autofocus di tipo PDF e, come vedete, doppio flash LED dual tone. Vi faccio vedere adesso l'interfaccia della fotocamera. All'interno dell'interfaccia foto possiamo andare a selezionare l'opzione bokeh, che ci permette di realizzare appunto una maggiore sfocatura sullo sfondo, e inoltre possiamo andare a scattare la foto e poi successivamente in post produzione possiamo andare, in questo momento sta elaborando la foto, possiamo andare a cambiare il punto di messa a fuoco e diminuirne o ampliarne l'apertura focale. Inoltre, essendo il secondo sensore nativamente in bianco e nero, possiamo andare a selezionare, ecco qua, le due modalità mono foto e mono video, ed entrambe ci permettono di realizzare o foto appunto in bianco e nero oppure video in bianco e nero, ed entrambe le modalità sfruttano il secondo sensore. Infatti, se io in questo momento ho messo la modalità
video in bianco e nero. Se io vado a coprire il secondo sensore, effettivamente non abbiamo più la possibilità di realizzare foto o video, quindi questo significa che comunque il sensore è effettivamente in bianco e nero. Mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale abbiamo un sensore da 8 megapixel, in questo caso f2.2. Concludo dicendo che questo Coolpad Cool Play 6 lo potete trovare in vendita su Top Reseller Store, che ringraziamo per l'invio del sample. Non so se è già disponibile adesso, se comunque quando andrà online il video sarà disponibile. Lo potete trovare ad un prezzo di circa 250 euro. Quindi, nell'attesa di portarvi la recensione completa, direi che per il momento è tutto. Un saluto da Michele per JitsChina.it.